Ben ritrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. Secondo i sostituti procuratori Roberto Penna e Silvio Marco Guarriello della Procura di Salerno, non c'è alcun nesso di causalità tra i casi di tumore registrati nella zona di Fratte e i fumi emessi dalle fonderie Pisano. Chiesta l'archiviazione del procedimento. Vediamo. Più che una telenovela è una saga che si arricchisce quotidianamente di nuovi colpi di scena. Nel mentre impazza il dibattito sulla delocalizzazione delle fonderie Pisano, con il fronte del sì che si allarga a macchia d'olio e i contrari, barricati su posizioni di retroguardia, emergono importanti novità sul fronte delle indagini che interessano la storia dello stabilimento di Fratte. Secondo i sostituti procuratori Roberto Penna e Silvio Marco Guarriello della Procura di Salerno, non c'è nesso di causalità tra i casi di tumore registrati nella zona di Fratte e i fumi emessi dall'impianto. Non c'è prova, insomma, che i casi tumorali portati all'esame della Procura dal Comitato Salute e Vita siano collegati alle emissioni delle fonderie. Le indagini sulle morti sospette avvenute negli ultimi anni a Fratte nelle frazioni collinari attribuite al presunto inquinamento si sono chiuse ieri con una richiesta di archiviazione. A sollevare il caso con un esposto in procura furono alcuni attivisti del comitato che depositarono in procura un lungo elenco di morti sospette, ben 215 morti provocate da patologie tumorali che i firmatari addebitavano ai fumi e alle polveri che la fabbrica espelle nell'aria. Le indagini condotte da ENOE dell'Arma dei Carabinieri hanno prodotto un ricco faldone, esaminato poi dai PM che dopo una minuziosa ed attenta verifica hanno deciso per l'archiviazione, non avendo riscontrato un certo ed inconfutabile nesso di causalità tra i fumi e le morti per tumore. Riaprirà presto, nel giro di un paio di mesi circa, il sito di compostaggio nella zona industriale di Salerno. La regione Campania ha infatti autorizzato il ripristino dell'impianto, imponendo una serie di interventi che dovranno mettere riparo agli errori riscontrati dall'ANAC, l'ente anticorruzione, che aveva, come si ricorderà, avviato un'indagine sul cattivo funzionamento dell'impianto, tanto da deciderne lo stop. Una volta ottemperato alle prescrizioni, l'impianto, che attualmente è affidato alla gestione di Salerno Pulita, dovrà superare l'esame ARPAC e potrà quindi tornare a smaltire i rifiuti organici del comune capoluogo e degli altri centri della provincia di Salerno che afferiscono proprio presso il centro di compostaggio, l'impianto di compostaggio della zona industriale. Voltiamo pagina. Nato per essere luogo di ritrovo, di gioia, di svago per i bambini e per le famiglie, il Parco del Mercatello sarebbe entrato nell'area di competenza di chi avrebbe deciso di utilizzarlo per altri tipi di usi, decisamente sconvenienti. Su Facebook, spopolano alcuni video. Vediamo. Gira con insistenza la voce, da tempo ormai più che una leggenda, la presenza di una donna che adescherebbe uomini anziani nel parco del Mercatello e su pagamento di denaro effettuerebbe varie prestazioni. Basta fare un giro nell'area di verde pubblico tra gli assidui frequentatori che la utilizzano anche per fare ginnastica per scoprire che tutti sanno di questa presenza. La persona in questione non passa inosservata ed oggi, a conferma che il parco viene utilizzato per incontri ravvicinati, potremmo dire del quarto tipo, su Facebook è stato pubblicato sul profilo di un cittadino salernitano anche un video che ritrae una coppia mentre in pieno giorno fa sesso nel Parco del Mercatello. Nato per essere un luogo di ritrovo, gioia e svago per i bambini, per le famiglie e per chi ad ogni età ama correre e stare all'aria aperta, il parco sarebbe entrato nell'area di competenza di chi ha deciso di utilizzarlo per altri tipi di svaghi, decisamente sconvenienti. Non è la prima volta che Facebook mette in evidenza come l'area si sia trasformata in un'alcova. Già un anno fa fece scalpore la pubblicazione di alcune foto che denunciavano il ripetersi di continue scene hot di questo tipo dinanzi a famiglie e bambini. Tra i commenti pubblicati al video sul profilo di Nick Ceruso, ad onor del vero, c'è anche chi inneggia l'amore libero, ma anche chi esprime sdegno e chiede interventi e maggiori controlli.
A seguito di segnalazioni e verifiche eseguite dall'agronomo convenzionato con l'amministrazione comunale di Salerno, è stato accertato il cattivo stato di salute in cui versano 8 alberi in via Guarico. Per questo nella giornata di martedì si procederà all'abbattimento. Vediamo. Prenderanno il via martedì lavori per mettere in sicurezza via Luca Gaurico a seguito di segnalazioni effettuate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e grazie a successive verifiche eseguite dall'agronomo convenzionato con il Comune di Salerno è stato infatti accertato il cattivo stato di salute in cui versano 8 alberi che sarebbero a rischio di caduta. Per questo martedì si procederà al taglio degli stessi. Si tratta di alberi ad alto fusto che sono stati classificati in fascia D, quella cioè considerata estrema in base alla specifica mappa che il Comune di Salerno ha realizzato sugli alberi presenti in tutto il territorio comunale, al fine proprio di effettuare un'opera di prevenzione che eviti la caduta e conseguenze più gravi. Nell'ambito dello stesso intervento, che sarà avviato martedì, verranno effettuati anche controlli alle restanti alberature presenti in via Gaurico, secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'agronomo del Comune di Salerno. Prescrizioni e controlli che saranno utili appunto a verificare lo stato di salute di tutte le alberature. Secondo appuntamento questa mattina con la Casa del Diritto alla Salute, iniziativa voluta e realizzata dal consigliere comunale Dante Santoro. Presso la parrocchia di Sant'Eustachio, nella zona orientale di Salerno, visite gratuite a chi ne ha bisogno grazie a medici volontari. Vediamo. Continuiamo con la Casa del Diritto alla Salute. Portiamo avanti la nostra missione, quella di rendere la salute un diritto di tutti. Non ci abiteremo mai all'idea che la salute debba essere un lusso per pochi, purtroppo sta succedendo. Migliaia di famiglie, anche a Salerno, hanno dovuto rinunciare alle cure, alla prevenzione per problemi economici, per un disagio ormai che si vive in interi quartieri. E abbiamo istituzioni dormienti, per questo abbiamo deciso di organizzarci con un movimento di medici volontari che ringrazio, con tanti cittadini attivi, ed è nato appunto un movimento solidale che offre cure e visite gratuite qui a Sant'Eustachio. Siamo alla seconda giornata, c'è un grande riscontro. Contiamo di superare le 100 visite gratuite in questi 2 giorni. Un traguardo importantissimo, un segnale unico che noi vogliamo portare anche in altri quartieri. Quindi quello che voglio dire è che non ci arrendiamo ai problemi, non ci arrendiamo alle istituzioni dormienti, a una regione che ha portato allo sfascio la sanità. Andiamo avanti, qui dal quartiere Sant'Eustachio arriva una risposta con azioni concrete e una vicinanza ai cittadini data anche dalla classe medica che sta dimostrando un grande cuore. Quindi continueremo con la Casa del Diritto alla Salute, anche con un tour nei quartieri, qui da Sant'Eustachio, una bella giornata per Salerno, una bella giornata per anche la nostra regione che purtroppo è abituata a tanti casi di mala sanità, a tanti casi di diritti negati. Oggi si dà una grande risposta. La cronaca, arresti domiciliari nei confronti di una coppia di napoletani già noti, tristemente noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili con corso in truffa aggravata. La coppia è stata incastrata dopo l'acquisizione di tabulati telefonici e l'estrapolazione di filmati di sistema di videosorveglianza che hanno permesso di raccogliere numerosi elementi di colpevolezza a carico appunto dei due in merito ad una truffa compiuta a Giffoni Vallepiana lo scorso 3 maggio ai danni di una 78enne, la quale dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo, fintosi nipote, consegnava ad un corriere la cifra di 6.000 euro in 2 soluzioni da 2.500 e 3.500 euro per un acquisto non pagato effettuato dal nipote. In pratica il denaro era stato recapitato in 2 pacchi da parte della donna che poi alla verifica, al riscontro, sono risultati essere 2 libri, questo perché la donna aveva già allertato le forze dell'ordine. L'indagine ha consentito anche di documentare un tentativo di truffa per 2.500 euro commesso dalla stessa coppia nello stesso giorno, sempre a Giffoni
Tifoni Valle Piana e con le stesse modalità ai danni di una 79enne. I due, ricordiamo, furono già arrestati dai carabinieri lo scorso 19 maggio, quando i militari vennero allertati da un 54enne che segnalò un tentativo di truffa ai danni della madre anziana. E gli agenti della questura di Salerno hanno emesso nella giornata di ieri 3 DASP urbani contro un gruppo di persone dedite proprio a raggiri nei confronti di persone anziane. Le persone si fingevano avvocati, chiedevano alle vittime ignare somme di denaro in contanti per simulati incidenti stradali causati da congiunti prossimi. Altri 9 provvedimenti sono stati emessi a carico di persone sempre note alle forze dell'ordine, che erano invece dedite abitualmente alla truffa e al gioco d'azzardo nelle aree di servizio autostradali, con il classico e tristemente noto gioco delle 3 campanelle. Sono stati inoltre allontanati dalla zona del cimitero di Brignano 3 parcheggiatori abusivi colpiti da DASPO. Il Presidente del Parlamento europeo, l'onorevole Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha ricevuto questa mattina la cittadinanza onoraria attribuitagli dal Consiglio Comunale di Vietri sul Mare. È stata l'occasione per fare anche il punto su diverse tematiche di carattere politico nazionale che in questo momento Tajani, dall'alto della sua carica, sta seguendo con particolare interesse. Non è tanto l'Europa ha dei finanziamenti, dei progetti, ma io credo che dobbiamo essere noi a fare dei progetti che poi possano essere sviluppati. Se ogni progetto infrastrutturale europeo viene cambiato dall'Italia, ricorda il ponte sullo stretto di Messina, un governo ha detto sì, un altro ha detto no, poi non ha detto di no, guardate l'altra struttura che è il lavoro della TAV, grande infrastruttura europea, adesso il governo ci vuole ripensare, abbiamo speso un sacco di soldi, dovremmo ridare, quindi di fatto sarà una vera e propria penale, i soldi che abbiamo, che sono stati già investiti, che io quando ero commissario europeo ho dato all'Italia per quei lavori. E certo, se non si fanno le infrastrutture e si pensa soltanto di cercare consenso elettorale, è chiaro che questo paese rischia di andare a ramengo. Io sono molto preoccupato per la insipienza di alcuni ministri, per le sciocchezze che dice Grillo, e vorrei sapere se è Grillo che decide o è il primo ministro Conte o è il vice presidente del Consiglio Di Maio, perché se noi andiamo avanti di questo passo non ci sarà sviluppo dell'Italia meridionale, non ci sarà sviluppo delle zone interne, se non si fanno le infrastrutture non c'è competitività, quindi per questo io ho proposto un piano di infrastrutture finanziato con un pacchetto che riunisca tutti i fondi europei che non sono stati utilizzati dalla regione, si può arrivare con l'incremento di un fondo che i soldi non europei non utilizzati dalla regione del sud sono circa 11 miliardi e qualche cosa, si può arrivare a 20 miliardi, 20 miliardi possono avere un effetto leva di 200 miliardi per realizzare infrastrutture interregionali, non lo svincolo sotto casa del ministro o l'autostrada che passa sotto casa dell'assessore, penso a infrastrutture, ivi comprese quelle digitali, penso ai porti, penso all'alta velocità che non si può fermare a Salerno, come pensate che i turisti possono venire se non ci sono i mezzi di trasporto? Ci è voluto un secolo per fare la Salerno-Reggio Calabria, i turisti e le imprese hanno bisogno di infrastrutture moderne e competitive. Con questo governo noi rischiamo di fare marcia indietro, di penalizzare soprattutto le aree turistiche che, ripeto, hanno bisogno di un salto di qualità. Abbiamo vinto la battaglia sui voucher, non siamo soddisfatti di come siano stati inseriti nel decreto Di Maio, perché hanno uno spettro troppo ristretto, però già è un passo in avanti, è una nostra vittoria politica, perché senza voucher c'è lavoro nero, senza voucher non c'è occupazione, quindi senza voucher si fanno danni alle imprese, quindi se non cambiano le cose anche le zone interne non potranno avere sviluppo. Serve una strategia che mi pare non esista oggi da parte del governo per il meridione. Noi siamo qui per dare una strategia, la offriamo al governo perché la attui, e se poi torneremo al governo la attueremo noi. Ma adesso noi abbiamo lavorato, abbiamo detto dove ci sono i soldi, come si può investire e cosa bisogna fare.
Partito il nuovo piano parcheggi a Capaccio Pestum, notizia molto importante per i tanti visitatori e i bagnanti. La sosta a pagamento, in vigore fino al 30 settembre, interesserà tutto il litorale marittimo. Gli automobilisti pagheranno attraverso parcometro o gratta e sosta. Predisposti anche nuovi parcheggi a Pestum, Torre di Mare e Licinella. Facciamo il punto. Parte oggi il nuovo piano parcheggi a pagamento sul litorale di Capaccio Pestum. Resterà in vigore fino al 30 settembre prossimo, con gli automobilisti che potranno pagare utilizzando parcometri o gratta e sosta. Le tariffe orarie sono di 50 centesimi per ogni ora o frazione nei giorni feriali e di un euro nei giorni festivi nei mesi di luglio e settembre. Per tutto il mese di agosto invece la tariffa oraria è di un euro. Nei giorni feriali, nei mesi di luglio e settembre, sarà possibile sostare per l'intera giornata pagando 3 euro. Ad agosto, invece, la tariffa per l'intera giornata è di 6 euro. I parcheggi, oltre a quelli racchiusi nelle strisce blu lungo via Posedonia e sul lungomare della Laura, sono disponibili anche a Torre di Mare, Licinella e Pestum. In tutte le aree parcheggio sarà riservata una quota del 10% dei posti totali ai residenti, i quali hanno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile presso il Comando di Polizia Municipale, i cui agenti intensificheranno i controlli durante tutta l'estate per contrastare la sosta selvaggia dei veicoli, multando i trasgressori. I vigili urbani coordinati dal tenente Antonio Rubini hanno già sorpreso anche 3 parcheggiatori abusivi, nei confronti dei quali è stato disposto il DASP urbano oltre alle sanzioni pecuniarie. Dal comando infine si invitano tutti i cittadini e turisti a collaborare, segnalando qualsiasi comportamento contrario al codice della strada al numero telefonico 0828 723599. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali. A tra poco. Bene, ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi alle ore 18 è in programma il film Luis e gli alieni. Alle ore 20 e alle ore 22 il film di Marco Ponti, Una vita spericolata. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Torna ad Agerola sui Monti Lattari l'appuntamento con Fior di Latte Fior di Festa, la 38esima edizione della Sagra del Fior di Latte e dei prodotti tipici agerolesi. L'evento, organizzato dall'Associazione Sant'Antonio Abate, si svolgerà da sabato 4 a lunedì 6 agosto nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. 3 giorni per degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fior di latte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio. Anche la musica sarà protagonista, gran finale con la serata di lunedì 6 agosto nel piazzale San Pietro Apostolo con il concerto di Ron. Ampio spazio parcheggio e sosta camper. Andiamo. Ti divertirai, te lo prometto. Fine settimana dunque particolarmente attese le previsioni meteo, vediamole. Poi la pubblicità, quindi lo sport. In collaborazione con Spei Formazione, corsi autofinanziati, autorizzati dalla Regione Campania. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di estetista, acconciatore, tatuatore, operatore sociosanitario e operatore sociosanitario specializzato. Anche corsi di formazione a distanza. Chiama subito 089 22 43 72. Spei Formazione, via Generale Gonzaga 9/15, Salerno Centro. SpeiFormazione.it. Anche su Facebook. Spei, da 50 anni, formiamo professionisti di successo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi irregolari con temporali.
Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, l'apertura a Salernitana, movimenti di mercato. Due Anderson sono giunti alla corte di Colantuono direttamente dalla casa madre Lazio. Arrivano in granata il trequartista brasiliano, 19enne, l'esterno olandese l'anno passato a Bari. In arrivo anche il portiere Vannucchi, destinato al ruolo di vice Mikai. Trattative in corso per dare un assetto molto definitivo a centrocampo e attacco soprattutto. Vediamo. In attesa dei pezzi forti, la Salernitana mette a segno alcune operazioni di contorno e lo fa affidandosi ancora una volta alla consorella Lazio. In attesa della fumata bianca per Juric, del visto per Diallov, dello svincolo per Mikai e della soluzione del giallo con E, si piazzano così colpi importanti in prospettiva. Dalla casa madre biancoceleste arrivano non uno ma due Anderson, André Anderson Pomilio da Silva, classe 99, talentuoso trequartista brasiliano che può giocare anche da seconda punta, e Javan Anderson, esterno olandese a tutta fascia, svincolatosi dal Bari e legatosi alla Lazio con un importante quinquennale. Completata anche la batteria dei portieri, dopo Mikai, la Salernitana ha ingaggiato Gianmarco Vannucchi, classe 95, punto di forza dell'ambiziosa Alessandria l'anno passato. Ingaggiato anche il giovane centrocampista Oliver Urso, classe 99, lo scorso anno 8 gol e 6 assist in 26 presenze con la primavera del Cesena. All'appello allora mancherebbero ancora un esterno mancino, in considerazione della probabile partenza di Vitale, richiesto dal Perugia, si guarda con interesse al magrebino Duba del Bruges, ma anche un centrocampista centrale in grado di assicurare tempi e ritmi di gioco alla manovra, e poi un interno di sinistra e una coppia d'attaccanti in grado di assicurare gol e prestazioni. Per l'attacco, vero tormentone di questi giorni, si registrano segnali incoraggianti per Milan Juric. Le parti, Salernitana e Bristol, si sono avvicinate e l'operazione potrebbe andare in porto a stretto giro di posta. Per l'ex del Cesena è pronto un triennale. Giallov è atteso di ritorno a Dakar per ottenere il visto e poter finalmente rientrare in Italia. Soltanto dopo tratterà con lo Tito del suo passaggio in granata dal Chievo Verona, triennale a circa 300.000 euro a stagione. Più delicata e complessa la partita in mediana, dove ci sarebbe da smaltire qualcosa, Oger, Signorelli, Zito, e avvicendare questi partenti con altrettanti titolari di cattedra. Moussa Koné è la prima scelta per il ruolo di interno, ma Di Oriano è tentato dalle sirene del campionato transalpino. Le alternative sono rappresentate da Di Noia, ex Bari, ed Emanuello dell'Atalanta. Intanto si è chiusa la prima parte della campagna abbonamenti, passione tiepidina, stando ai numeri appena 1776 i carnet staccati. Da oggi è possibile sottoscrivere soltanto abbonamenti digitali fino al giorno antecedente la prima gara di campionato. Salernitana che intanto si prepara all'amichevole contro la Vastese, ultimo test in Abruzzo prima del match di mercoledì sera a Salerno contro la Regina. Nella seduta d'allenamento di questa mattina, Colantuono ha coinvolto difensori ed esterni in una esercitazione su movimenti senza palla. Diverse le assenze da segnalare, Akpak Pro ancora una volta fermo ai box, costretto a lavorare a parte, ma fermi anche Rosina, Schiavi, Mazzarani e Marchesi. Preoccupano soprattutto le condizioni di Raffaele Schiavi, a riposo causa un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro. Lo staff sanitario monitorerà con attenzione le condizioni del centrale, la cui assenza rappresenterebbe sicuramente un problema per Colantuono in vista dell'esordio in Coppa Italia fissato per il prossimo 5 di agosto. Ci fermiamo ancora a pochi istanti di pausa, la pubblicità. Ancora calcio, prime indicazioni per la Paganese, quest'anno affidato alla cura di Luca Fusco. Ieri
Convincente affermazione nel test effettuato nel ritiro di Chianciano. Vediamo il servizio. Il test contro la rappresentativa poliziana vinta per 2-0 dalla Paganese non deve né impressionare né tantomeno essere un campanello d'allarme. Chi si aspettava la goleata nella prima uscita stagionale contro la selezione dilettantistica di Montepulciano non deve ritenersi deluso. Fusco durante il test ha voluto mischiare le carte, valutando anche alcune situazioni. È una Paganese che gioca bene, verticalizza tanto e sembra aver assimilato abbastanza bene quello che è il credo calcistico di Fusco. 4-3-3 o 3-5-2, il modulo non fa differenza per l'allenatore azzurro stellato. L'importante sono i movimenti e la squadra nel test di ieri pomeriggio ha dimostrato di averli assimilati abbastanza presto. Nonostante i grossi carichi di lavoro imposti alla squadra, sono pienamente soddisfatto di ciò che ho visto in campo. La squadra è già a buon punto a livello fisico, ma bisogna ancora lavorare per raggiungere una buona condizione, le parole del tecnico azzurro stellato. Anche stamani, nonostante la gara di ieri, la squadra dopo il riscaldamento ha lavorato sulla forza e sulla resistenza, facendo un lavoro molto duro con le ripetute in salita. Il professor D'Andrea, preparatore atletico della squadra, già prima dell'inizio del ritiro, aveva preparato una scaletta d'allenamento che i calciatori azzurro stellati hanno seguito alla lettera e i risultati si vedono. Oggi pomeriggio intanto la squadra, dopo 7 giorni di duro ritiro, usufruirà di mezza giornata di riposo e i calciatori ne approfitteranno per rilassarsi, chi in giro per la città e chi per fare un salto alle terme per un bagno rinfrescante e ricaricare le batterie. Domani mattina di nuovo in campo a sgobbare, mentre lunedì pomeriggio sempre a Montepulciano, seconda uscita stagionale contro la rappresentativa Terra della Toscana, una rappresentativa di calciatori toscani di eccellenza e promozione. Al termine del test, Fusco e i suoi collaboratori tireranno le somme di questa prima fase di ritiro. Intanto la Lega di Serie C ha diramato i calendari della fase eliminatoria di Coppa Italia, Paganese che è stata inserita nel girone insieme al Catanzaro di Auteri, che affronterà nella prima giornata al Torre, mentre la terza squadra presumibilmente dovrebbe essere la ripescata Cavese. Intanto sul fronte mercato, perso l'esterno sinistro offensivo Liguori, tornato al Napoli, la Paganese è vicina ad un forte difensore centrale ed insegue sempre l'attaccante dell'Atalanta Giacomo Parigi, che nelle prossime ore potrebbe arrivare nel ritiro di Chianciano. Come dicevamo nel servizio, attende notizie positive per il ripescaggio in Lega Pro la Cavese, che intanto continua a lavorare. Vediamo. Terza, se non addirittura seconda in ordine di precedenza tra le ripescabili in Serie C e con molte probabilità di essere inclusa. La Cavese ha comunicato di aver presentato la domanda di ripescaggio e la sua posizione sembrerebbe addirittura più favorevole di quanto si lasciasse presagire. Davanti ci potrebbe essere solo la Juventus B. I tifosi metelliani sono in trepida attesa. A Cavare Tirreni c'è moderato ottimismo, ma l'esito dell'iter verrà reso noto dalla Federcalcio di Via Allegri a Roma solo fra il 2 e il 4 di agosto, perché la domanda di ripescaggio proposta dai bianco-blu è al vaglio della Covisoc e della Commissione Criteri Infrastrutturali. Oltre alla società Aquilotta, alla data di ieri le altre DD a essersi candidate sono l'Imolese, che si sente vicinissima al traguardo avendo prodotto la documentazione in forma completa, e il Como, che però potrebbe essere respinto se dovessero essere confermate le indiscrezioni trapelate ieri, che i lariani avrebbero presentato un bonifico anziché la fideiussione per non rischiare di andare fuori tempo massimo. C'è anche il caso del Messina, il club del patron Sciotto, che non ha nemmeno partecipato ai playoff ed è stato fondato solo lo scorso anno, non ha presentato la domanda, ma spera in una riapertura dei termini, avendo chiesto formalmente alla federazione, con una PEC, di tenere conto del blasone calcistico della città peloritana se dovesse essere necessario integrare gli organici. In quel caso il club giallorosso ci proverebbe. Si era fatto un gran parlare delle squadre B, ebbene solo la Juventus ha prodotto entro i termini fissati dalla Federcalcio la domanda di iscrizione della propria seconda squadra in C. Le altre, dal Torino al Milan, passando per l'Inter, hanno dato forfè per questa stagione. E in più, tra le compagini retrocesse, si è candidato solo il Prato, che però potrebbe avere ben poche speranze di spuntarla, in mancanza della certezza sulla disponibilità dello stadio. Ma se il club laniero ce la dovesse fare, entrerebbe in ordine di precedenza dopo la Juve B.
Considerato che solo 5 società si sono proposte per il ripescaggio e ritenuto che non verranno probabilmente accettate tutte, con 6 o 7 posti disponibili è ipotizzabile che la Serie C 2018-2019 possa anche contare meno di 60 compagini iscritte. Nell'ambiente bianco-blu si spera che la Cavese ce la possa fare a salire, anche perché la Lega Pro ha comunicato ieri la formazione dei gironi di Coppa Italia di Serie C e nel gruppo I, quello del Catanzaro e della Paganese, c'è al momento una X, che potrebbe essere colmata in caso di esito positivo della richiesta di ripescaggio della Cavese. Intanto si ha notizia che Giuseppe Peviani, già calciatore e già allenatore delle giovanili della Cavese, ha subito un incidente stradale mentre rientrava in motorino da Agropoli, dove stava tenendo in questi giorni il Milan Camp. Il club aquilotto ha provveduto a diffondere una nota nella quale esprime la propria vicinanza a lui e alla sua famiglia in questo momento delicato, augurando a Peviani che tutto si risolva in tempi brevi e in maniera positiva. E incoraggiamenti sono arrivati anche dai tifosi aquilotti che si sono connessi su Facebook. Questa mattina riposo per la Cavese di mister Modica, che avrebbe ripreso la sua preparazione oggi pomeriggio a Sturno, ma domani, con inizio alle ore 17, al campo Il Castagneto, si dovrebbe tenere un test in famiglia. Dunque si attende la decisione finale per l'eventuale ripescaggio in Lega Pro della Cavese. Tutto per questa edizione del nostro TG Oggi News. Grazie per averci preferito e buon fine settimana a tutti. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.